sono già diverse centinaia e potrebbero raggiungere il migliaio. Le persone riunite in Piazza Duomo a Trento alla marcia delle donne e degli uomini scalzi in risposta all'appello partito da attori per saggi lo spettacolo a Venezia per il Festival del Cinema e diffusosi rapidamente in tutta Italia. Anche qui a Trento, come in altre molte città italiane, donne, uomini, ragazze e ragazzi, famiglie anche con bambini, vediamo tutti rigorosamente scalzi, come scalzi sono i profughi e i migranti, chiedono alle istituzioni italiane ed europee di elaborare una strategia differente in materia di migrazioni. In altre 60 città italiane, in questo stesso momento, altre persone a piedi scalzi hanno deciso da che parte stare. Hanno deciso di stare dalla parte dei migranti, di chi oggi deve fuggire dal proprio paese per la guerra, per carestie, per miseria, deve fuggire per i cambiamenti climatici. È da anni che chiediamo l'apertura di canali umanitari, che chiediamo un diritto d'asilo europeo per tutti e tutte, che chiediamo di stare attenti a quello che succede nel sud del mondo, che chiediamo col cuore in mano, emozionandoci di fronte alle immagini, ai racconti, alle storie di tanti che abbiamo conosciuto nei nostri paesi o che semplicemente abbiamo visto in televisione o attraverso i siti web, morire o essere manganellati alle frontiere. E tante le sigle, ne citiamo alcune, quelle che vediamo dalle bandiere, ci sono le ACLI, l'ARCI, gli educatori professionali, studenti universitari, Emergency, Amnesty International, l'associazione di Abbas, anche i sindacati, il Forum Trentino per la Pace. È arrivato il momento di recuperare la nostra umanità, chiedendo con maggiore forza una mobilitazione collettiva per fermare questa strage e per chiedere alle nostre istituzioni di elaborare una strategia differente e condivisa in materia di migrazioni. Qui a dire che a dare asilo a chi scappa dalle guerre, in aumento del mondo, come ci ricorda il rapporto ultimo della Caritas sui conflitti dimenticati, significa anche dire no alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti secondo il dettato costituzionale. E anche per dire che dare rifugio a chi scappa vuol dire lottare in definitiva per i diritti e le libertà di tutti.